Eccoci, bentornati amici di Big Armonica. Sei Easy Harp, sto inquadrando una palla, ma a parte che c'è un bel effetto di telecamera che si avvicina alla palla, sto inquadrando una palla e vari addobbi natalizi. Perché? Perché siamo in periodo natalizio, non per niente. Io calco, come dicevo in un video precedente, calco, ahimè, queste corna da renna. Da Arena! renna, mentre il buon Paolo De Montis, endorser Seidel, nonché maestro, gran maestro di armonica Ciao, blues, ciao a tutti! sta perché, abbiamo in qualche modo ce la siamo giocati e lui ha vinto il cappello di Babbo Natale, sta calzando il cappello di Babbo Natale che lo mette in una posizione superiore confronto alla mia che alla fine risulto come umile cornuto, così è. Allora, come dicevo prima, siamo in un momento natalizio, siamo A insomma, Natale, dai, il Natale è vicino a alle Natale. porte, Gesù sta per nascere, anche se sappiamo tutti che la questione del 25 dicembre è nata in periodo, insomma, siamo già nell'alto medioevo quasi, no? Nel senso che è nato. No, questo è un piccolo, perché ieri ho visto, voglio fare un attimo un momento di, ecco. Fatti un Allora, cenno, vai. Costantino. Cosa ha fatto a un certo punto l'imperatore Costantino, Costantinopoli, quella gente lì? Ha detto, boh, ricreiamo un attimo dei dogmi di cristianità perché qua saranno tutta puttane. E quindi nel 300, dopo, 300 e qualcosa dopo Cristo, ha detto, ragazzi, decidiamo un attimo un paio di dogmi. Ha fatto un bel simposio di studiosi della cristianità. E ha deciso che il Natale fosse il 25 dicembre, ma perché? Non perché il 25 dicembre in effetti fosse nato Gesù Cristo, ma perché il 25 dicembre, nella teoria romana delle celebrazioni, delle festività, era la festività del sole nascente, quindi nel sole, quello che era, diciamo, quello che era prima una festività dovuta a una divinità pagana, viene tradotta in quello che è il Natale, quindi non facciamoci fregare da queste cose. Tutto. Ma che cazzo Ma stai a dire? perché? No, sono invasato di Focus e di Rai Storia, quindi ste robe ogni tanto mi capita di sentirle. Ma torniamo a noi, diciamo che Gesù è nato il 25. Ma Ok. sì, va. Allora, quello che vediamo oggi è un altro, essendo in periodo natalizio, è un altro tema natalizio, Ah che sì! in questo caso è Tu scendi dalle Tu stelle, scendi dalle giusto? stelle, che non è Tu scendi dalle stalle, Dalle come stelle, ma quello. è dalle stelle. Ah, tu scendi dalle Sì. stelle e in questo caso usiamo sempre il nostro strumento preferito, quindi Abbiamo l'armonica bocca. lo Stiamo strumento di utilizzando lo Natale. strumento del Natale 2014. Sì, una Seidel 1847 Nobel, lo stesso che Nobel, abbiamo usato quindi nel video è precedente. esatto, l'ammiraglia delle Seidel. Ecco, allora, e cosa fa? In Do, in Indò, tonalità di indò. Do, ma attenzione, questa volta suoneremo questa melodia in prima posizione. Quindi rimaniamo in Do. Quindi la suoneremo in tonalità di Do, bravissimo. Braves. Allora, Ok. cosa facciamo? Partiamo dal senso fiato, eh? Ce l'abbiamo tutti presente la melodia di Tu scendi dalle stelle, io credo. Qualora non fosse presente, eccola qua. Tu scendi dalle stelle. Quella roba lì. E quindi, allora, partiamo, intoniamo nel sesto foro soffiato, volendo ad orecchio le trovate tutte. Qua non c'è bisogno di bending. Ok, grande comodità della prima posizione in questi casi. Siamo su, riguardando la tablatura, siamo sul quarto, quinto e sesto foro, quindi siamo lì, non ci dobbiamo più di tanto spostare sull'armonica e quindi fa scena delle stelle. Ok, però va che roba. Allora, io come prima cosa, ci sono due cose che ci terrei a farvi notare, due. Una, la tablatura, quindi andiamo a inquadrarla. Vi ricordo sempre che c'è una riga gigantesca, in questo caso gigantesca perché il tema è piuttosto lungo. A fianco alla A trovate le note aspirate, a fianco alla S trovate le note soffiate, quindi le note vuol dire i fori, insomma i fori aspirati, i fori soffiati.
Vi chiedo, come al solito, di fare un fermo immagine, di trascrivere ciò che voi state leggendo, di modo da poi trovarvelo comodo, qualora vogliate. Poi, tra l'altro, per favore, fatemi un favore, va bene tutto, però cerchiamo di non fare una roba tipo che poi c'è la riunione di famiglia, voi ve ne uscite con l'armonica e fate tu scendere le stelle, perché rischiate un sacco di mazzata. A me è successo, è una cosa terribile. Fatevelo per conto vostro, perché comunque uno studio sulla prima posizione va fatta, però cerchiamo di... Ma sì! Dai, Natale siamo tutti più buoni. Ma sì, poi è anche vero che a Natale siamo tutti più buoni. Importante farlo giusto. Importante farlo giusto. Qua non c'è nessun bending, quindi stiamo veramente su. E l'importante è prendere note singole. Siamo in prima posizione e quindi dicevo, una cosa è quella di inquadrarvi la tablatura che stiamo per eseguire, l'altra cosa è questa, voi potete eseguire questo tema come l'ha eseguito prima Paolo. Mica le vocali a sto giro. È sempre la del vino, è sempre il problema del vino di prima, sì, perché da qualora voi non l'abbiate visto il video prima, noi da pranzo, adesso sono le 6, è da pranzo che andiamo avanti a festeggiare, quant'altro, quindi sono un po' dislessico, se non altro. Qual è l'altra questione? Sì. L'altra questione è che questa cosa può essere fatta molto più figa qualora venga fatta con la tecnica del tongue blocking. Ah, sì. Quindi se noi andiamo ad ascoltare, io adesso chiedo al buon amico e maestro Paolo De Notis come si fa, certo, allora così okay. Me la ripasso sì. Ok, facciamo anche una bella ripassata, un note per note, la facciamo sentire, voilà, per vai pure. Voilà, voi cosa fate? Ve la imparate? Dai, facile, siamo quarto, quinto, sesto. Siamo sempre nota in un tema che conosciamo tutti. Cercate di... Dopodiché, sei... Giustamente, Aldo, rinquadrati. No, stavo facendo un... Aspetta, fammi uno sguardo alla Clint Eastwood. Aldo, rinquadrati. Ok, eccomi rinquadrato. Che vuol dire tongue blocking? Il tongue blocking è una tecnica. Interroghiamo sull'otto. Allora, qua sì, basta, perché va bene il maestro De Montis, ma anch'io so qualcosa di armonica. Il tongue blocking è una tecnica che abbiamo già visto in video precedenti ed è praticamente. È una tecnica in cui tu vai a tappare, a utilizzare certi fori soffiati o aspirati che siano. Però con la lingua in qualche modo vai a tappare altri fori, quindi dare un effetto di schiaffo, di slap, non so come definirlo, sì. Quindi... Allora, sì, è una tecnica di imboccatura che comunque, io vi dico, a Natale serve tantissimo. No, non per niente, lui è il maestro, io le cose le spiego male. No, ma al di là che qua oggi siamo in un clima confidenziale e natalizio, se volete fare un bel regalo... se siete di sesso maschile o femminile, anzi non siamo volete fare un bel regalo alla vostra partner di sesso femminile, usate la tecnica del tongue blocking, assolutamente molto gradito soprattutto nelle parti intime. Comunque allora questa tecnica vi permette praticamente di suonare le note che abbiamo sentito prima con questo effetto. Allora, sentite che c'è qualcosa di fondo, comunque suona così. Voilà! È la vostra partner. Non potrà che dire: ah, che bello! Che figata sto tongue blocking. Va bene, allora ragazzi, tu scendi dalle stelle, direi che non devo insegnarvelo io, ce l'avete ben chiaro, vi inquadro ancora, vi ricordo di in qualche modo segnarvi quelli che sono i fori aspirati, i fori soffiati, sto cercando di fare un'inquadratura nonostante il vino, sto cercando di fare un'inquadratura decorosa, credo di esserci riuscito. Tu scendi dalle stelle, un qualcosa di natalizio e, come vi ho detto prima, anche di abbastanza orrendo, quindi cercate di non farlo
Ragazzi, ascoltate i Kings, ascoltate, insomma, Ma sì, dai, tanto questo è, no? Damose, ma Sull'otto, ma allora, dica una cosa sull'otto. dica, Dica dica, l'armonica. sì. Cambia o non cambia? Dov'è? Allora, mica l'armonica scambia, nel senso che, vabbè, qua colgo il testimone passatomi dall'amico e maestro Paolo De Montis per riannunciare per l'ennesima volta che dal 1º gennaio 2015 Bigalarmonicas diventerà bigalmusica.it. Bigalmusica.it nasce dalle ce come la Fenice. Nasce dalle ceneri di Bigalarmonicas ed è un negozio dedicato a tutti gli strumenti musicali, quindi non solo le armoniche, che chiaramente continuo e continuiamo a prediligere in quanto strumenti per noi sacrosanti, Eh già. ma sarà un negozio dedicato a tutti gli strumenti musicali, quindi chitarre, armoniche, sintetizzatori e quant'altro. Insomma, andremo effetti, percussioni, andremo. Fate un salto, qualora voi vediate questo video dopo il gennaio 2015. Fate un salto su bigalmusica.it. Ragazzi, per adesso Ma siamo posso fare ancora ancora. una domanda? Come no, certo che sì. Ma le cornamusa le vendi o no? Le Fammi venderai o no? però lo sguardo. Le cornamusa le vendi o non le vendi? Sull'otto, Ehi, rispondi. alla cornamusa, non ancora, ma forse Allora, capita che. ascolta sta cornamusa, perché tu questo non lo sai, ma allora, facciamo. Tu scendi dalle stelle suonato con la cornamusa, versione. Ragazzi, qua faremo un video tutorial a parte. Tu scendi dalle stelle suonato con la cornamusa, tecnica del De Montis. Pronti? Voilà. Io non credo Ragazzi, questa è una chicca. io non credo Questo di non lo trovate neanche su EasyHarp. Esatto, io non credo di dover aggiungere altro. Credo che abbiamo abbastanza, insomma, siamo nello spirito natalizio. Io, come vi dicevo prima, mannaggia, c'ho i corni. Siamo nello spirito natalizio ed è bello essere nello spirito natalizio Ma sì, insieme. dai. Vi ringrazio, scriveteci sempre sul canale YouTube in cui state vedendo questo video, andate su EasyHarp, www.easyharp.it, scrivete al buon Paolo De Montis che come sempre è più che lui spesso mi dice perché la gente non mi scrive di cose, scrivimi delle curiosità, chiedimi delle cose e io sono ben disposto a No, mi scrivono, mi scrivono, mi scrivono. rispondere. Lo dico perché è sobbillato, subissato, non so come si dica, di domande, ma lui è ben contento. Ma Come sì, sottoscritto, insomma, assolutamente. stiamo portando avanti, stiamo cercando di portare avanti l'armonica in questo bel paese. Stiamo cercando di farlo nel modo più corretto e più simpatico possibile. Vi ricordo www.easyharp.it. Easyharp.it è il sito italiano dedicato alla didattica sull'armonica dalla A alla Z, quindi da quando prendi l'armonica in mano a quando diventi come Little Walter, se non meglio. E www.bigalarmonicas.com, che è il sito sul quale puoi comprare le armoniche, se no è inutile andare su EasyHarp perché tanto con la bocca e con le mani non impari un cazzo, devi comprarti le armoniche. Vi ricordo anche che Bigal Armonicas diventerà, come dicevo prima, Bigal Musica, www.bigalmusica.it dal gennaio 2015. Allora, costui, questo brutto ceffo, con tanto di panna natalizia, che vi saluta, è il buon maestro Paolo Ciao a De tutti e Montis, buon endorser Natale. Seidel. Buon Buon Natale, Natale a buon tutti. Natale anche da me. Io sono Al di Bigal Armonicas e, come dire, comportatevi bene. Ciao ciao.